siamo in diretta con Valentino Rossi, che è con noi da una mezz'oretta e che sarà obbligato a rimanere qui fino a mezzogiorno. Guai se te ne vai, abbiamo 2000 cose da chiederti noi, ma anche tanti ascoltatori. Ma fai snowboard tu? Sì, faccio snowboard da un sacco di anni. Non è pericoloso, No. Pericoloso, un pochino sì, però dai, cerco di stare attento. Un po' il culo, diciamo, il coccige, no? Sì, quella è la parte un po'. Dove vai? A Campiglio, come mi dicono. Solitamente sì. Abbiamo un sacco di amici, tanti anni che andiamo Senti, là. Coi vicini. Speriamo che faccia la neve. No, adesso ce n'è tanta. Ieri è nevicato, siamo in contatto live. Invece coi vicini di casa di Tavullia, come va? Perché so che si lamentano per il rumore della pista. Quando hai una pista dove girano le moto è sempre una bega. Questa è la recensione. La recensione è sempre una bega, però noi siamo in regola con tutto, siamo a posto, quindi però penso che sarà una lotta che non finirà mai. Ma sì, perfetto. È iniziata il giorno che abbiamo aperto. Ma non è che giri tutti i giorni. No, una volta alla settimana. Noi giriamo una volta alla settimana d'inverno e una volta ogni due settimane d'estate. E allora vicini di casa, cosa volete? Cosa volete? Chiudete le finestre. Attaccate l'aria condizionata, insomma. Come va la vita privata, insomma? Te l'ho chiesto fuori onda, adesso però te lo devo chiedere anche ufficialmente. Sei sempre ufficialmente single? Sempre. Perché mi dicevi prima che la vita di un pilota non si concilia tanto con... È difficilissimo, sì. È difficile anche perché a me quando vado alle gare mi piace essere da solo con il mio team, con le mie persone. E non ho tempo... per avere un'amorosa quando sono alle gare e quindi questo rende tutto molto difficile, ecco. Certo. Sei sposato con la moto? Sono sposato con la moto. Va bene, felicemente. Direi, lei ricambia, non sempre. Fino adesso va tutto bene. Però mi piace molto questa cosa della concentrazione che ci devi mettere, insomma, no? Riesci un po' a isolarti. L'immagine classica è la griglia di partenza, tutta la procedura, con Uccio che ti fa un po' da muro e tutti intorno che ti rompono le palle, compresi alcuni ministri invadenti. C'è stato un episodio che è stato molto bello. Un'altra bega. A Brno è arrivato questo ministro di non so cosa. Una signora che cioè voleva diventare la tua amorosa. Era grande. Sulla griglia di partenza, veramente gli ultimi 10 minuti prima di rimanere da soli sono il momento più critico, ecco, dove bisogna veramente concentrarsi tanto. Però la gente capisce il momento difficile, quindi sono lì, fanno le foto, però stanno abbastanza abbottonati. Invece questa è arrivata, è entrata e intanto ha appoggiato la mano sulla moto. Ci siamo guardati con tutti i meccanici che come per dire, chi cazzo è questa qui che appoggia anche la mano sulla moto, e poi voleva fare un selfie. E io gli ho detto di no e lei si è arrabbiata e l'ho scritto su Facebook. Però la gente ha dato ragione a te, credo, in quel momento. Penso che sia il minimo, ecco. Io a cosa servono quei 10 minuti? Cioè tu dici devi concentrarti nel senso che devi ripassare delle cose o devi cercare con la respirazione di avere una certa tranquillità interiore? Allora, intanto bisogna dire una cosa, cioè uno ha paura ma la paura inizia già da verso mezzogiorno, quando comincia a partire la Moto 2 ti comincia un po' a cagare addosso. Chi non lo dice non è sincero. Paura, ecco. Nel senso agonistico. Però bello, cioè... Bello, perché hai paura di sbagliare, di fare qualche errore, eccetera, eccetera. Guardi se Iannone dietro di te o sei lontano. Hai paura che sbagli anche qualcun altro. Chi è quello che fa i casini? Lui? Qualche volta Iannone. Ma adesso non sta più con Belen, quindi l'anno prossimo. No, ce n'è uno, scusa. Più tranquillo. Dovrebbe essere più tranquillo. Sono proprio ignorante. Sì. Ce n'è uno nella Zarco, Formula 1. Anche. Nella Formula 1 ce n'è uno che Linus in mi Formula dice. Formula 1 è Verstappen. Verstappen. Mi dice Linus che è una cosa tremenda. Verstappen proprio. È come Zarco. È un diciamo. Tu lo chiami Zarco? Perché sarebbe Zarco. Zarco. Scusate. Cerchiamo di italianizziamo tutto. Zarco. Giovane e diciamo che non frena mai. Ecco. Non frena. Cioè, mai. Anche Verstappen, sai che se lui è lì ti devi spostare esci tutti e due. Esatto. Ecco. E quindi dice, hai un po' di paura in quel momento? Sì, nel senso, lì. Molta tensione. Sì. Ma questo sempre, dalla prima gara del 96 fino adesso. Quindi cerchi di concentrarti e soprattutto di non pensare a nient'altro e cercare di ripassare quello che più o meno devi fare. La cosa più bella dell'intervista dello scorso anno fu il racconto di te che vai un po' prima a guardare come si muove quello con la bandiera, con i semafori nelle classi minori. Lo fai ancora? Sì, assolutamente. Non fosse altro che per scaramanzia, no?
Cioè, voglio dire, anche, certo, certo. Io sono molto scaramantico e quindi. Cioè, una cosa che fai sempre, bisogna comunque che ti dà sicurezza, sì, no? Cioè, sì, ti dà quella cosa. Sai che stavo pensando mentre parlava? Che comunque tu torni sempre nelle stesse città quando poi fai, no? Sempre le stesse. Sempre le stesse. Più o meno, quindi, sì. Cambia. Diciamo che c'è un po' quella metafora, Linus, del marinaio che ha la fidanzata in ogni porto, no? Ma qui hai detto che è la moto. Ho capito che è la moto, non sto dicendo che è la sua fidanzata. Sto dicendo che siccome è un essere umano, segui questo ragionamento, sì, tu avrai un momento di svago, conoscerai una ragazza, ci passi un po' di tempo insieme, alla fine della serata ti lascerà il numero, no? Poi magari la più discreta del mondo, è la più discreta del mondo, ti ritrovi nella stessa città l'anno dopo, sei lì piuttosto che guardare sul telefonino delle mandi un messaggio a questa qua, fine della storia. Può succedere, io ho finito. Può succedere, può succedere. Perché fortunatamente andiamo anche in dei posti belli, ecco, dove ci sono delle belle ragazze, tipo Barcellona. Certo. Ma dormi in albergo o dormi nel van? Dormo nel motorhome, nel paddock, sì. Fuori Europa invece in hotel. Ok, sì. Da giovedì a domenica? Di solito giovedì mattina si arriva e si sta fino a domenica se non ci sono i test, oppure fino a lunedì. Bene. Sì. Qualche ascoltatore chiede come si fa a portare il figlio all'Academy? Perché adesso comincia a diventare un po', no, succosa questa cosa, no? Non lo so, non c'è una regola. Non c'è una regola. Da che età? Di chiamare prendono? In VR46. Da che età si prendono? Non c'è nessuna regola, però gli ultimi che abbiamo preso, che sono stati Dennis Foggia e Celestino Vieti, e tra l'altro Foggia quest'anno ha vinto il campionato junior e l'anno prossimo correrà con noi nel mondiale di Moto3, hanno 15-16 anni. Perché ridete laggiù? Scusami, c'è qualcosa che secondo me... Uccio, vieni qua un secondo. Uccio, dai. C'è anche Uccio oggi. L'abbiamo nominato 100 volte, vieni qua. Perché ridevate quando dicevamo dell'Academy per un'altra volta? Ridono intanto perché c'è della figa là. Ecco! Vieni vicino al microfono. Hanno riso perché hai detto chiamate in VR46. No. Ah, ok. Pensiamo che adesso siamo disperati perché da domani inizieranno a chiamare di continuo. No, da adesso. E ti toccherà lavorare. Esatto, mi toccherà lavorare. Pensavo di andare in vacanze la settimana prossima, invece no. Quanti piloti avete sotto contratto tra Pulcini e... 11. 11 piloti, sì. Sono 11 piloti e... Uno ancora nel CEV e gli altri tutti nel mondiale fra Moto3 e Moto2. Mm-hmm. E MotoGP. MotoGP. Perché c'è Franco che in MotoGP sarà un mio avversario. Ecco. È vero. È forte Franco, no? Molto il forte. Morbido. Quest'anno ha fatto paura. Ha fatto un anno incredibile. 8 vittorie, campione del mondo. Con che moto corre lui? In Moto2 Calex si chiama. E nella MotoGP invece? Honda. Una Honda privata. Honda privata del team. Honda privata del team che ha corso in Moto2, che è team Mark VDS, e molto forte. È stata una grande soddisfazione vederli vincere, cioè, il mondiale. Gli hai dato qualcosa tu? Cioè hai contribuito alla sua maturazione? Lui parla sempre benissimo di te, ovviamente, insomma ti vede ovviamente come un riferimento. Secondo me sì, perché lui e suo babbo l'ha portato a abitare a Tavuglia, perché gli ha detto, e loro sono di Roma, esatto, e gli ha detto se vuoi fare il pilota di moto bisogna che vai a abitare a Tavuglia, così almeno magari conosci Valentino. C'è l'aria buona. Esatto. Ha avuto ragione. Quindi lo abbiamo aiutato molto, è stato molto con noi, ecco. Sì. È stata una grande soddisfazione perché Franco è veramente un ragazzo d'oro. Sì. Molto, molto equilibrato mi sembra, anche va molto tranquillo, le ultime gare che potevano essere pericolose le ha gestite con molta attenzione.